quanto il tema del confine sociale, politico, ma anche quello interiore, dentro di noi procura difese, protezioni e a volte chiusure, grettezze, muri, separazioni. Quindi cercare di restituire questo tema nella sua complessità, perché oggi viviamo un mondo che tende a superficializzare tanto le cose. Insomma, questo è un teatro partecipativo non solo durante la performance, che include e coinvolge la comunità. Il teatro è un'altra cosa, è proprio un'altra cosa. È simbologia, è metafora, è rapporto, è relazione, è anche violenza. È anche violenza. E questo tema, specialmente affrontato in questa dimensione di rapporto col pubblico, secondo noi è molto fecondo rispetto alla possibilità di scambiarci cose alla fine. Non si parla più, ci vergogniamo delle emozioni, abbiamo paura delle nostre emozioni, a volte non le riconosciamo, per cui quell'emozione lì non sappiamo nemmeno chiamarla a volte. Stare insieme perché sappiamo che ci stiamo scambiando qualcosa di sacro e trasmettere in una relazione con il pubblico dove il pubblico lavora, cioè non gli dici tutto. Siete voi i protagonisti dello spettacolo, siete voi. Cioè sono le associazioni che noi riusciamo in qualche modo a suscitare, ma è il tragitto vostro di fare in modo che queste nostre cose, che possano anche essere vuote o piccole, diventano grandi dentro la mente di ciascuno di noi. E questa dimensione di semplicità è una ricchezza simbolica che è molto importante dentro il lavoro del teatro. Mi ha colpito molto questa gestualità molto armoniosa, tutti in sintonia, anche le persone che non erano attori, sembravano attori, si muovevano con la stessa leggerezza. È una cosa molto creativa, no? E che involge anche il pubblico, che normalmente tante volte si vedono cose che sono molto creative, ma sei lì a dire ah, questo è bello, però non ci sei tu dentro. E questo per me è stata una cosa nuova, fare partecipazione con il pubblico. Per chi non fa questo di lavoro, essere trascinati è veramente una mettere in gioco sé, non da poco, anche in 10 minuti, un quarto, non so, io poi mi piace perché in questa cosa io ho perso completamente la cognizione del tempo. È la prima volta che vengo coinvolta e ha scatenato una sorta di lotta interna. Prima un quasi come lei, no, e poi dopo avrei voluto continuare. Imbarazzante, coinvolgente, e ho trovato molta semplicità e questo è quello che mi ha permesso così di lasciarmi coinvolgere da quello che stava succedendo. C'è stato questo scontro, mi sembrava che quel coso per terra, quel filo rosso in realtà fosse davvero molto alto, molto spesso, molto presente, molto muro, molto così. E mi sono servite le loro facce per pensare, sì, per farmi insomma venire un po' di rabbia a dire no. Se mi veniva più da riflettere sui miei confini, sui miei limiti, quelli imposti da altri su di me, ecco questo. Io ne ho visti parecchi di spettacoli teatrali, ma sinceramente questo qua mi ha colpito veramente tanto per la sua semplicità, per i tempi in cui si è svolto. Non mi aspettavo uno spettacolo così corto, ma è stato il punto di forza, perché il messaggio che vuole trasmettere trovo che sia veramente semplice rispetto a tutte le complessità che andiamo a trovare in questi confini. È bello, insomma, quando poi non c'è più il muro, ma c'è solo... Che qualsiasi confine in realtà è aleatorio, no? È forte, potente, perché ci crediamo. Dobbiamo lavorare su noi stessi per superare alcuni confini che ci autoimponiamo proprio, che non è sempre un lavoro facile. È stato importante rivivere, sentire il segreto che abbiamo dentro, visto il confine, provato il confine nostro, degli altri, ed è stato bellissimo superarlo. Io volevo esprimere un desiderio, vorrei che non ci fossero più confini, vorrei che la gente fosse meno materialista e che fossimo tutti più spirituali, inteso come nel sentire le energie che diamo intorno, quelle belle.
lasciare le negatività per poter essere anche noi parte di quell'energia. È questo che mi avete ispirato questa sera. Grazie. Questo nostro progetto diventi anche un contagio per altri luoghi, per altre persone, anche a prescindere da noi, anche senza di noi, oppure assieme a noi. Ho riconosciuto come questo spettacolo che è tutto molto semplice, attraversare un confine sia a livello personale che a livello territoriale, e soprattutto accettare di abbattere tutti quei limiti che stupidamente la nostra storia ci ha fatto costruire. E l'ho trovato veramente geniale. Yeah.